Dopo un'interminabile attesa sono usciti i video inerenti ai playoff che abbiamo disputato con orsi nuovi, ci ho messo un pochino, me ne rendo conto, però meglio tardi che mai. Ovviamente in questo tempo non sono stato semplicemente con le mani in mano. Ho rinnovato il mio contratto con Montecatini, sono stracontento di questa scelta, carichissimo, e mi sto allenando tantissimo per far sì che anche in questa stagione possiamo fare grandi cose. Sto passando un off season decisamente intensa perché ecco, tra allenamenti, prima il lavoro, poi il mare, è l'aperitivo. E come ogni estate ho aiutato mio fratello con il torneo Downtown Basket che si svolge ad Aprilia da 12 anni ormai. È una manifestazione che ovviamente mi sta molto a cuore perché ogni anno riesco a trovare amici, colleghi, soprattutto ci si diverte tantissimo. C'è tanto spettacolo, sono ovviamente troppo di parte perché ovviamente mio fratello è in questa organizzazione, però veramente una manifestazione molto molto bella. Senti, mi devi pagare i diritti per prendere, di prendermi. Ragazzi, seguite Marco Giancarli. Ovviamente, come potete vedere, non sto parlando dal parco dove si è svolto il torneo, ma sto parlando dall'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, perché sta partendo il mio aereo per... Esatto, ragazzi. New York, la città che non dorme mai, la grande mela. Siamo in vacanza, una decina di giorni, dove sta molto bene con il clima, non fa eccessivamente caldo, anzi, sono in giro con la felpetta di sera. Vacanza che ci voleva, meravigliosa, in una città super, dove ho continuato i miei allenamenti correndo lungo il fiume Hudson, dove mi sono allenato grazie a Dominic Lafitte alla Lehman High School, nella sua palestra, grazie ad Alex, grazie a Demetrius. Dove abbiamo visto le migliori attrazioni della città, tra cui la Statua della Libertà, i vari osservatori, il One World Trade Center, il The Age, ovviamente l'Empire, quindi non ci siamo fatti mancare veramente nulla.
siamo stati alle cascate del Niagara. Siamo stati allo Yankee Stadium per vedere la partita di baseball tra Yankees per l'appunto e Tampa. La prima partita di baseball della mia vita. New York Yankees contro Tampa. Cappellino NBA, giusto per essere in tema, ce la godiamo. E invece, cambio di cappello, pazzesco, via, forza Yankees! La partita è solo di contorno e ho vissuto tutto quanto l'evento. La mia prima partita di baseball, come detto, vi dico una cosa, quando vi sentite dire questa cosa qua, credeteci, porca miseria, bellissimo. Siamo stati anche a Rucker Park, ovviamente tappa obbligatoria, la mecca dei playground del mondo. Ciliegina sulla torta non poteva che essere il concerto di Drake al Madison Square Garden, un evento pazzesco, veramente incredibile.
Quindi non ci siamo fatti mancare assolutamente niente, 10 giorni volati in cui ovviamente non ci siamo fermati, ma doverosi per ricaricare almeno le energie mentali per affrontare quello che sarà un grande anno sportivo. E niente, come i migliori giornalisti da New York è tutto, questa è stata la mia pre-season e ci vediamo presto. Grazie di aver condiviso questo ricordo con me.